Oksana Corso, record del mondo nei 400 metri. Complimenti Oksana, com'è andata oggi? Direi più che bene. Direi benissimo, dopo un anno questa è la prima rivalsa e speriamo che continui così per l'anno a venire, anche perché questa è l'ultima gara della stagione e finalmente il risultato è arrivato. Io ho migliorato appunto, ho fatto ancora il mio personale di quasi 3 decimi rispetto a Swansea, quindi non si può pretendere di più ovviamente. La pista è molto bella, poi ho ritrovato tanti amici che avevo anche conosciuto a Swansea, quindi è una bellissima famiglia, una grande famiglia e questo veramente ti fa andare in gara molto più grintoso, con più voglia, con più felicità. È stato un anno di passaggio, avendo solamente a livello internazionale la Coppa del Mondo. Meno male, diciamo, per me, perché quest'anno è un po' fuori forma per me, non è la condizione ancora, è un po' lontana e oggi il tempo lo dimostra pienamente. E comunque sono soddisfatto, oggi bella gara, bella organizzazione, bel campo, non ero mai stato qui a Reti, ottima ospitalità, complimenti veramente a tutti e speriamo che la mia forma, lavorando bene, possa ritornare a quella di una volta. Martina è sicuramente un esempio per me e dopo anche Oksana, comunque tutti i campioni paralimpici sono un grande stimolo per andare avanti. Agli europei di Swansea sono arrivata quarta per solo 10 centimetri e il risultato di oggi sarebbe stato addirittura argento. Sicuramente mi resterà un po' questa cosa, ma sono convinta che piano piano ritroverò le forze per ritornare alle misure di prima. Si conclude oggi l'attività agonistica dell'atletica leggera paralimpica qui a Rieti, in questo splendido stadio Raul Guidobaldi, dove hanno gareggiato tanti atleti importanti e famosi e dove in questi 2 giorni di manifestazione abbiamo avuto degli ottimi risultati. Vi salutiamo con le parole del sindaco di Rieti, Simone Petrangeli. Innanzitutto voglio ringraziare la federazione che ci ha dato l'onore di ospitare questa manifestazione, questi campionati nataliani. Lo stadio Raul Guidobaldi è uno degli impianti, se non l'impianto più importante per l'ha dedicato esclusivamente all'atletica leggera che abbiamo in Italia e quindi insomma era un peccato non aver mai ospitato una manifestazione di così alto livello nello sport paralimpico. Anche Rieti ha una società che si occupa di sport paralimpici, alcuni atleti hanno partecipato a questi campionati che hanno anche un livello insomma molto alto, perché tanti di quelli che oggi hanno partecipato oggi e ieri ci auguriamo di vedere ai prossimi mondiali, alle prossime olimpiadi. Noi stiamo costruendo con il nostro assessorato alle politiche sociali dei progetti che possano collegare lo sport e farlo diventare uno strumento anche di inclusione sociale e di abbattimento delle barriere. Lo stiamo facendo con altri sport, penso al calcio, proprio ieri è partita una scuola calcio dedicata ai diversamente abili, lo stiamo facendo anche con una società che si chiama Sport Ability, che insomma opera sulla città di Rieti e coinvolge ragazzi con difficoltà e permette loro di fare sport e quindi di integrarli nel tessuto sociale.
Beh, quindi un grande impegno, tante attività e, come diciamo sempre noi, lo sport aiuta anche a incentivare anche le persone a essere coinvolte da questo punto di vista, quindi tanto lavoro da fare, Sindaco. Assolutamente sì, lo sport è un grande aggregatore sociale, un grande collettore sociale ed è un grande strumento di coesione e di integrazione, quindi penso che insomma, in questo momento dove le difficoltà per le famiglie sono tantissime sotto tanti punti di vista, dobbiamo investire sullo sport per tutti, dobbiamo investire sullo sport come strumento per abbattere le barriere. Io credo che la manifestazione che abbiamo appena ospitato, questi due giorni di sport paralimpici, siano l'esempio di come sia possibile costruire questa integrazione attraverso lo sport. Grazie. Grazie a voi.